questa cattedrale che nell'intesa tra la curia e il comune ci ridà le vasche, ci ridà la vela illuminata, è proprio l'immagine di una nave sospinta dallo spirito del Signore e quindi un grande segno di speranza per tutta la città. La cattedrale di Gio Ponti, voluta da Monsignor Motolese, è un'opera eccezionale, la dovremmo apprezzare sempre di più. È veramente un autore, grande critico d'arte, diceva che tra le opere, le 20 opere migliori del mondo, nella seconda parte del 1900 c'è la concattedrale di Gio Ponti di Taranto, quindi un bene preziosissimo e la gioia è trasbordante. Se non ci fossero state le limitazioni, qui ci sarebbe un popolo immenso in festa. E questa è una cosa straordinaria, è un'opera, sono passati 50 anni e può essere considerata come un'architettura, come se fosse stata oggi, con lo stile di oggi, perché è uno stile grande e le cose che nascono dalla fede hanno un valore storico e un valore perenne. Sono realmente grato al Signore per poter celebrare questi 50 anni, quella lungimiranza di Monsignor Motolese, e noi continuiamo in questo stile, recuperando l'opera d'arte, recuperando il valore che è stato dato sia spirituale come sociale a quest'opera dal genio di Gio Ponti. Giustamente gli è stata data la cittadinanza onoraria, una cosa più che dovuta, ed è una responsabilità, è un compito che noi tutti abbiamo. Valorizziamo non solo la concattedrale, ma anche il territorio che è intorno alla concattedrale, perché nella visione di Gio Ponti c'è una visione localizzata nello spazio sacro, ma con le vasche, è proprio il segno di una nave che cammina e un territorio che fiorisce come il verde che lui ha disegnato, il verde del fondo del mare, il verde della macchia mediterranea. Ci tenevamo particolarmente, ovviamente avevamo preso un impegno anche con la curia, con la sovrintendenza, sapevamo che c'era una scadenza importante per tutti i tarantini e per la nostra storia, lo facciamo in corrispondenza di questa cittadinanza onoraria postuma della quale abbiamo voluto omaggiare anche Gio Ponti. Insomma, è una bella giornata per Taranto in giorni difficili, però magari da qui ripartiamo con maggiore slancio, sperando di trovare prossimamente anche qualcuno che ci ascolti e dia a questa città finalmente una prospettiva migliore.